Il Green Deal, per funzionare, per raggiungere gli obiettivi, ha bisogno di essere sostenuto dagli stati, dagli stati europei, dall'Unione Europea, altrimenti è un fallimento. Se noi pensiamo che il costo della transizione debba essere supportato dagli agricoltori o dai lavoratori o dalle stesse aziende, vuol dire che questa transizione non solo non avverrà mai, ma vuol dire che essa creerà dei loser, dei perdenti. Fondi pubblici quindi, perché siamo a un bivio, siamo a una frontiera, siamo a un salto tecnologico. I salti tecnologici si fanno con l'aiuto dello Stato, con le politiche industriali che mettono soldi e risorse. Noi in Europa abbiamo avuto una legislazione che ha, come dire, in qualche modo vincolato, attraverso il divieto, gli aiuti di Stato, ha vincolato le politiche pubbliche, ha ridotto le politiche pubbliche, e per questo abbiamo accumulato ritardi nella tecnologia, nella transizione ecologica e tecnologica. Se non capiamo che questa transizione deve essere guidata da grandi investimenti pubblici, staremo perdendo.